Contrada dell'Oca, le prime parole del governatore Laini, orgoglio, privilegio, onore e riconoscenza verso il popolo di Fontebranda. Vinitaly, consorzi e produttori senesi, protagonisti a Verona. Guerra in Medio Oriente, Verzichelli, abbiamo il dovere di pensare a un processo di pace. Tommaso Marino si ritira e ripercorre la sua carriera a Siena, cestisticamente amore e odio. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori e ben ritrovati con il TG91. Apriamo con il nuovo governatore della Contrada dell'Oca, Claudio Laini. Sentiamo le sue prime parole, cariche d'emozione, a 24 ore dalla sua elezione nel servizio di Lorenzo Agnelli. L'emozione è tanta, provo una grande, in questo momento una grande soddisfazione, orgoglio, una grande riconoscenza verso tutto il popolo di Fontebranda che mi ha dato questa opportunità e questa fiducia. È veramente un onore ricoprire questo ruolo, un privilegio che cercherò di ripagare la fiducia dei miei contradaioli con tutto me stesso. Sono queste le prime parole di Claudio Laini da governatore della Contrada dell'Oca a 24 ore dalla sua elezione. Una forte emozione per questo incarico apicale all'interno della dirigenza della Contrada di Fontebranda, che lo proietta come guida di un popolo fresco di vittoria di palio e che si è molto allargato visti i numeri importanti registrati dalla lunga stagione di festeggiamenti da dopo il 16 agosto. Abbiamo ancora da concludere l'iter dei festeggiamenti, perché al 1° di giugno abbiamo la cena del piatto, quindi diciamo così, l'iter dei festeggiamenti della vittoria dell'agosto scorso ancora deve essere completato, ma noi tanto ripartiamo dal prossimo luglio con la stessa forza e determinazione che da sempre contraddistingue il nostro popolo. Quindi questo siamo già d'accordo con il capitano, è già pronto a dare il massimo per dare ulteriore soddisfazione alla nostra contrada. Un'elezione che porterà avanti il lavoro svolto finora, come stabilisce anche lo statuto stesso della contrada, ma che segna una novità di rilievo: l'elezione di due nuove quote rose in sede elettiva che daranno un importante contributo per il futuro della contrada. La continuità è una nostra prerogativa, tra l'altro anche prevista dal nostro statuto. Non a caso le nostre scadenze sono parziali, praticamente abbiamo i mandati che durano 4 anni, però ogni 2 anni c'è una tornata elettorale, perché scade prima il vicario generale con metà del seggio e poi il governatore con l'altra metà. Io questo ho sempre ritenuto che fosse una cosa positiva, ecco, proprio appunto nell'ottica della continuità amministrativa, organizzativa, eccetera. Segnale importante per la nostra contrada, e mi rende particolarmente felice che questa, come si dice a Siena, questa cosa sia stata sdoganata e che si guardi veramente alla qualità delle persone, ai contenuti che portano con loro stesse, e veramente sarà un piacere collaborare sia con Caterina che Costanza, e sanno benissimo la stima che ho per loro. Si è aperta una nuova edizione del Vinitaly e Siena è protagonista con i suoi consorzi e con i suoi produttori di un comparto che traina l'economia del territorio. Il servizio è di Cristian Lamorte. Siena protagonista al Vinitaly con le sue 5 DOCG e 14 DOC. Si è aperta ufficialmente la kermesse enologica veronese che attira appassionati e buyers da tutto il mondo. Un momento fondamentale per tutti i produttori che possono presentare le proprie eccellenze nel bicchiere e stilare accordi di vendita. Basti pensare che nel 2023 il comparto si è confermato la terza voce in assoluto dell'export senese, con quasi 500 milioni di euro. Vinitaly è una manifestazione di riferimento nel panorama internazionale, alla quale Siena è sempre molto presente, quindi con i suoi consorzi, le sue aziende. D'altronde il comparto vitivinicoli per Siena rappresenta la terza voce dell'export, quindi e per tanti anni era rappresentata la prima voce, quindi il comparto è uno dei comparti di riferimento. Sfioriamo praticamente il mezzo miliardo di export, e quindi capite bene quanto sia su un'esportazione totale italiana di 7,7 miliardi, il settore del vino, immaginate quant'è l'incidenza appunto del valore di Siena. E anche quest'anno ovviamente sono presenti tutti i consorzi, sono presenti tantissime aziende all'interno del padiglione, quello ovviamente dedicato alla regione Toscana in particolare, ma non solo, e quindi sarà davvero un appuntamento anche con aspettative molto elevate. Ma Vinitaly è anche l'occasione per un confronto con le maggiori istituzioni governative, e a tale proposito i produttori chiedono maggiore tutela del Made in Italy sui mercati internazionali. Siamo praticamente insieme alla Francia i primi
produttori, diciamo, sul mercato internazionale, che ovviamente a cui viene riconosciuta questa leadership, abbiamo bisogno, per poterla mantenere, di avere tutta una filiera che si muove in modo coordinato diciamo, con questi spiriti, con questo principio e con l'elevato livello di investimenti che hanno generato queste scelte ormai negli anni, anzi nei decenni, che ovviamente hanno portato i risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Cambiamo completamente argomento. Le vaccinazioni in gravidanza per l'influenza, la pertosse e il Covid rappresentano uno strumento efficace e sicuro per garantire la salute della mamma e del neonato. È questa la tesi del professor Filiberto Maria Severi, direttore della diagnosi prenatale del Policlinico Le Scotte, argomento delicato che anima il mondo dei social. Lorenzo Agnelli. La ricerca va avanti e di pari passo anche il mondo dei vaccini si perfeziona e continua a dare risposte efficaci per prevenire e contrastare forme gravi di malattie. Al centro del convegno dal titolo La vaccinazione in gravidanza, l'importanza della prevenzione primaria che si è tenuto al Senato della Repubblica, il professor Filiberto Maria Severi dell'ospedale Le Scotte di Siena ha sottolineato l'importanza della somministrazione di alcuni vaccini in donne in gravidanza per immunizzare mamma e neonato e difenderli da forme aggressive. Aggressive di influenza, pertosse o Covid. So che in gravidanza la cosa suscita scandalo al di là della gravidanza. Mi immagino in gravidanza quello che la gente può pensare. Mi riferisco all'influenza e molte volte vedo facce perplesse e su quella che è la pertosse. Queste vaccinazioni, così come quella del SARS-CoV-2, danno una grande protezione non solo alla donna in gravidanza, che proprio per la situazione gravidica in cui si trova si manifesta come soggetto ad alto rischio, non solo per le complicazioni inerenti alla malattia stessa, parliamo per ipotesi dell'influenza, ma anche per le possibili conseguenze che la stessa può avere e sulla gravidanza e sul prodotto del concepimento. Una tesi, quella del professor Severi, ampiamente studiata, accertata e verificata sul campo, anche vista la decennale esperienza da direttore del reparto di diagnosi prenatale e ostetricia dell'azienda ospedaliera universitaria senese. Una posizione chiara che però trova spesso la contrarietà, soprattutto del mondo social, che quando viene nominata la parola vaccini si scatena. Si scatenano perché di fondo c'è una non conoscenza di quelli che sono i vantaggi che la vaccinazione produce. È una cosa senza senso, però siamo così, no? Noi siamo in Italia, noi siamo il popolo che dice sì, ma noi siamo il popolo che dice sì, va bene per tutti, ma non per me. Dimenticando una cosa che secondo me è importante, a cui nessuno oggi pensa più, che è quella della socialità della vaccinazione. Io mi vaccino non solo per me, ma mi vaccino perché, proteggendo l'infettività di questa patologia, proteggo anche coloro che non si possono vaccinare, non si possono vaccinare per patologie che gli impediscono proprio questo. Quindi questo valore solidale della vaccinazione all'interno di una comunità non può essere perso. L'umanizzazione come elemento di cura. Le Scotte di Siena hanno partecipato all'evento dell'azienda ospedaliero universitaria di Modena. Simona Sassetti. Il coinvolgimento dei pazienti e del volontariato presso l'azienda ospedaliera universitaria senese creare valore insieme. Questo è il titolo dell'intervento che il direttore generale Antonio Barretta ha tenuto nell'evento organizzato dall'azienda ospedaliera universitaria di Modena, denominato L'umanizzazione come elemento di cura, che si è svolto il 13 aprile nell'aula magna del centro servizi del Policlinico Modenese. Sicuramente abbiamo ricordato quello che ricordiamo nella giornata del coinvolgimento, delle varie iniziative, coinvolgimento dei pazienti e volontariato. Sono veramente molto sorpreso e impressionato dalle tante iniziative anche dei colleghi di Modena, ai quali faccio veramente i miei complimenti. Sono contento che sia iniziata fra noi una collaborazione e abbiamo alcune iniziative che sono assolutamente identiche, altre invece sono diverse, quindi potranno essere spunto di riflessione alcune delle nostre per i colleghi di Modena e viceversa. Alcune delle esperienze dei colleghi di Modena spero che possano attecchire da noi, ovviamente adeguate al nostro contesto. E voglio ringraziare davvero il
direttore generale Vagnini per insomma, questo invito che ci ha fatto molto piacere. Oltre all'intervento del direttore generale Antonio Barretta, l'appuntamento ha visto le presentazioni delle esperienze modenesi della scuola in pediatria, dell'endogym, della tana della lettura, della gestione delle coppie con lutto per il Natale, dalla sala alla cucina passiamo insieme, dai linguaggi d'olio ai linguaggi di cura, dell'umanizzazione delle cure in terapia intensiva, del taglio a cesareo dolce e dell'accoglienza in endoscopia digestiva. Il convegno è stato aperto e chiuso dal direttore generale dell'azienda ospedale universitaria di Modena, Claudio Vagnini. Solo a Modena ci sono 60 associazioni che lavorano sulla parte sociosanitaria, quindi molti di questi partecipano anche a quello che noi chiamiamo il comitato consultivo misto e con loro abbiamo creato il board dell'umanizzazione dove vengono portati i progetti che noi svilupperemo nei prossimi anni, mesi, anni. Quelli che abbiamo presentato il 20 di gennaio sono già operativi, quelli, la stragrande maggioranza di quelli presentati stamattina sono operativi e da qui ad ottobre studieremo nuovi progetti che mi stanno già portando i colleghi. Cambiamo argomento, la guerra in Medio Oriente allarga gli orizzonti. Degli scenari possibili ne abbiamo parlato con lo scienziato politico e professore dell'Università di Siena, Luca Verzichelli, il servizio di Cristian Lamorte. Soffiano venti di guerra in Medio Oriente. L'Iran ha lanciato un'offensiva contro Israele a seguito dell'attacco al suo consolato a Damasco. La diplomazia internazionale cerca di gettare acqua sul fuoco, ma è difficile comprendere a cosa porterà un conflitto che sta allargando i confini. Noi lo abbiamo chiesto a Luca Verzichelli, scienziato politico e professore all'Università di Siena. La speranza di un processo di pace che possa innescarsi non muore. Ovviamente abbiamo il dovere, oltre che il diritto, di immaginare una pace che possa arrivare rispetto a tutti gli scenari aperti, quindi la situazione è composita, quindi c'è la striscia di Gaza, c'è gli altri interventi per il momento più di tipo di polizia nel resto dei territori, c'è gli Hezbollah e quindi il Libano e ora c'è il fronte aereo con l'Iran. Possibile immaginare certamente che nelle prossime ore l'escalation possa portare a qualche altra iniziativa molto pericolosa. Però ripeto, abbiamo il dovere di pensare che invece questa possa essere l'ultimo atto di questa fase sostanzialmente di guerra già iniziata e la razionalità e la voglia di pace possa prevalere. A giocare in favore della pace c'è poi il precedente del 1991 durante la guerra del Golfo, quando l'allora presidente degli Stati Uniti George Bush convinse il premier israeliano Shamir a non rispondere all'attacco subito da Saddam Hussein. Queste scaramucce a livello di aree che possono diventare una guerra sono state già in qualche misura presenti nella nostra storia, in particolare ai tempi di Saddam Hussein, quando ci fu anche in quell'occasione un tentativo anche abbastanza goffo e non risolutivo di attacco missilistico nel 1991 a Israele. Ecco, se pensiamo a questo genere di precedenti possiamo immaginare, e ripeto, secondo me dobbiamo avere il dovere di immaginare che non è mai tardi per fermare un processo, ahimè, già innescato di guerra già guerreggiata. Nuovo lavoro per gli studenti dell'Istituto Caselli di Siena con la realizzazione del documentario sulla diversità di genere, un progetto dal nome Look at Yourself, reso possibile grazie all'iniziativa della Misericordia di Siena e al finanziamento di Fondazione Monte dei Paschi e della Fondazione con i Bambini. Lorenzo Agnelli. Si chiama Look at Yourself, protagonisti di un futuro possibile, il documentario realizzato dagli studenti dell'Istituto Caselli di Siena, nato grazie al progetto proposto dalla Misericordia di Siena che permette di fornire agli studenti gli strumenti di autorealizzazione. Il tema scelto direttamente dai ragazzi è stato quello della diversità di genere e di identità di genere, superando i cliché tradizionali che certe società per secoli hanno imposto, immaginando, come suggerisce il titolo del progetto, un futuro possibile. Possibile da riscrivere. Video ribelle e musica ribelle, che sono i sottotitoli del progetto, valgono proprio questo, cioè il fatto di
non avere schemi, di ribellarsi un po' agli schemi precostituiti e quindi ognuno portare quello che sa portare e che ha bisogno di portare e ricevere poi dal progetto gli strumenti perché la propria personalità e la propria identità, a prescindere dal genere, dal colore della pelle, da tutto il resto, siano un ostacolo. Questo i ragazzi devono imparare, che non si nasce già con un futuro precostituito, ma bisogna essere protagonisti del proprio futuro. Infatti il titolo generale del progetto è Protagonisti di un futuro possibile. Figura centrale del docufilm è stata Natasha Maesi, presidente nazionale di Arcigay, attivista per il riconoscimento universale dei diritti civili, una voce importante che attraverso la sua esperienza e la sua vita ha contribuito a lanciare messaggi efficaci per contrastare le discriminazioni e il razzismo a casa, a scuola e ogni giorno nel quotidiano. È stato molto bello poter rispondere alle loro domande sul mio coming out, sulla storia del mio attivismo in Arcigay, ma anche vedere come si sono interrogate sul bullismo, sull'omobilesbotransfobia, su tutta la violenza che attraversa le vite di ogni persona. E lo hanno fatto perché vogliono costruire un altro mondo possibile, vogliono immaginare un futuro diverso, perché come dico spesso la violenza non è una storia già scritta, dipende da noi, dipende dagli strumenti che abbiamo per contrastarla, per denunciarla, per non essere complici. E questi ragazzi e queste ragazze sono davvero il nostro futuro. Mi conforta vederli non essere indifferenti di fronte alla violenza, all'oppressione, all'ingiustizia e di aver voglia proprio di fare la differenza. Spostiamoci in provincia, si allarga la coalizione che sostiene Giacomo Grazzi per il terzo mandato a Torrita di Siena. A sostenere l'attuale primo cittadino all'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno, anche Italia Viva e Azione. Campo largo senza movimento 5 Stelle per Giacomo Grazzi, l'attuale sindaco di Torrita di Siena e Lizza per il terzo mandato, ha presentato la squadra che lo sostiene, PD, PSI, Azione, Italia Viva e Più Europa, ampia coalizione per una piena continuità politica. La posta sarà quella di continuare a progettare cose per la nostra Torrita e completare le tre azioni importanti che ci sono sulle scuole, sulla scuola primaria, sull'asilo di Montefollonico e sulla materna qui a Torrita. Sicuramente si può parlare di un sindaco con una forte personalità, questo assolutamente sì. Poi Giacomo ha dietro comunque tutta una serie di persone, ha una squadra che ha lavorato, è riuscito a costruire una coalizione ampia, questo è sicuramente un merito. Poi certo lui ha uno stile amministrativo molto efficace da questo punto di vista, è sicuramente un merito perché i cittadini gliel'hanno già riconosciuto, glielo stanno riconoscendo e glielo riconosceranno. Abbiamo presentato la coalizione, delle quali insomma anche come Partito Democratico, come segretaria del PD Torrita sono molto orgogliosa, perché oltre al Partito Socialista Italiano e a Più Europa, che sono nostri storici partner dalla precedente amministrazione, e il Partito Socialista ancora da prima, si è aggiunta Azione, che per noi è un elemento di visione importante, ma soprattutto si è aggiunta anche Italia Viva, ecco, nell'ottica di una visione politica territoriale che guarda avanti e non si focalizza magari a degli attriti che possono esserci stati in passato. Ha salutato il basket giocato davanti a 2000 spettatori il senese Tommaso Marino. Con lui abbiamo ripercorso i suoi 20 anni di carriera legati inevitabilmente anche a Siena. Avevo fatto questa cosa che chi entrava con la mia maglia pagavo io il biglietto, alla fine il palazzetto era iper sold out, cioè c'erano più di 2000 persone, era super bello. Quindi è stata una giornata perfetta, a parte la partita, è stato tutto perfetto, è stata la festa bellissima, io super felice. Ha appeso le scarpe al chiodo a modo suo Tommaso Marino, che davanti a 2000 persone ha dato l'addio al basket giocato. Un percorso che si conclude e che dà la possibilità di riavvolgere il nastro di una carriera ventennale, che a Siena ha vissuto due estremi, il primo amore giovanile e il momento più buio. È stata... Casa è stato il posto dove ho imparato a giocare, è stato il posto dove ho imparato a diventare un giocatore, che è diverso da imparare a giocare. Ho capito che sei diventato un giocatore. Poi in realtà nel percorso da professionista è stato, devo dirti la verità, è stato un inciampo per me. È stato il momento più brutto della mia carriera. Quando penso a Siena sportivamente parlando, c'ho sempre un po' di
pensieri contrastanti, perché ovviamente c'è il primo amore, che ovviamente è sempre lì, il palazzetto dove ora c'è la palestrina, prima c'era il campo e io mi allenavo lì da bambino, eccetera. E poi c'è però un sacco di rabbia e un sacco di fastidio, anche solo, ti dico la verità, anche solo a rientrare al palazzetto, non sono più rientrato da quando ci ho giocato perché mi dà proprio fastidio. C'è un ricordo veramente orribile, sia sportivo e sia umano mio, perché ero finito veramente in un buco. Da qualche anno ormai Tommaso Marino si è fatto conoscere anche per le sue attività collaterali al basket, che spaziano su vari ambiti, dal web alle telecronache, passando per brand di abbigliamento e progetti di solidarietà. Un buon modo per addolcire il passaggio dalla carriera al post-carriera. Il salto dalla carriera al post-carriera è comunque un salto nel vuoto per tutti i giocatori. Io ho avuto magari un minimo la lungimiranza di pensarci presto e di, come detto, di costruirmi un futuro solido o più solido possibile già durante la carriera. E oggi che smetto, questa è la mia salvezza. Proprio per via di questi impegni, il quartier generale di Tommaso Marino resta a Milano, ma i viaggi a Siena saranno sempre più frequenti. Torno volentieri, sicuramente tornerò più spesso, anche perché comunque passano gli anni e magari i miei genitori fanno, non dico fatica, però è più facile per me andare giù rispetto a loro venire su. Loro hanno fatto tanti sforzi in questi anni per venire a vedere le partite. Anche ieri c'erano, erano in prima fila, mia mamma a morire guardando la partita, poverina. Quindi sarò io ora che verrò più spesso a casa a trovarli. Parliamo sempre di basket. La Vismederi Costone e la Notte di Siena Menzana hanno disputato l'ultima partita prima dei playoff con i gialloverdi che hanno vinto, mentre per i biancoverdi è arrivata una sconfitta. Nel weekend ha vinto anche la Stosa Virtus, che ha così strappato il pass playoff. È tempo di playoff nella Serie C Unica Toscana, l'ultima giornata del pool promozione alle spalle, con la Notte di Siena Menzana che ha perso per 91-82 contro Sansepolcro, mentre la Vismederi Costone ha vinto contro Pino Dragons per 84-72. Il risultato di quest'ultimo match per le due senesi è stato irrilevante, dato che entrambe avevano già strappato il pass playoff. Il Costone da primo in classifica ed affronterà Ajana, mentre i biancoverdi da secondi e sfideranno San Vincenzo. Meglio delle 5 è una serie importante, saranno importanti anche i dettagli, penso, quindi da lavorare in concentrazione questa settimana e poi si sa, abbiamo visto nella regular season, sono state due partite equilibrate sia là da loro che in casa nostra, con due vittorie in trasferta, quindi sarà una bella serie, credo. L'Aliana è una squadra ben organizzata, una squadra esperta, con giocatori che sanno benissimo cosa significa un playoff, l'hanno rigiocato, lo sanno rigiocare, e dunque è una serie senz'altro molto, molto dura e molto impegnativa. Colpaccio della Stosa Virtus nella Serie B interregionale, che battendo Casale Monferrato 86 ad 81 ha raggiunto il treno playoff. Prima dell'inizio della post-season manca ancora una partita, che i rossoblù giocheranno contro la capolista Saronno al Palaestra. Dopo quel risultato si conoscerà l'avversario della Virtus ai playoff. Sapevamo che per noi era una finale e l'abbiamo disputata alla grande. Appunto, dal primo minuto abbiamo preso un buon vantaggio e questo ci ha dato fiducia per tutto il resto della partita. Grazie alla prestazione di tutti i ragazzi, veramente abbiamo portato a casa una partita importantissima che ci lancia ai playoff. Ora aspettiamo gli altri risultati e poi vedremo la posizione, che troveremo. Passiamo al calcio, il Siena continua la sua marcia trionfale e batte anche la Castiglionese. Nel derby della provincia di Siena la Collegiana supera la Sinalunghese, mentre per Mazzole Asta la 32esima giornata di campionato ha riservato una sconfitta. Il Siena non si ferma più e si prepara alla grande festa finale allo stadio Artemio Franchi. Nonostante la vittoria del campionato sia già stata matematicamente ottenuta, i bianconeri continuano a vincere. Nella 32esima e terz'ultima giornata di campionato hanno superato per 1-0 la Castiglionese in trasferta, grazie ad un gol di Masini. La squadra di Magrini giocherà l'ultima partita in casa dell'anno domenica prossima contro il Valentino Mazzola e se dovesse arrivare il via libera definitivo, atteso in questi giorni, lo farà allo stadio Artemio Franchi. Nonostante quest'area di festa, i bianconeri continuano ad avere un ruolino di marcia immacolato. È dura anche mantenere, come dire, l'attenzione, la concentrazione, l'applicazione che festeggiamenti dopo festeggiamenti. La mia paura è quella proprio che possa arrivare la domenica a scarica. Invece ci hanno confermato ancora una volta questi ragazzi che
la loro forza, la loro bravura, la loro professionalità che va al di sopra di ogni riga. Quindi grazie di nuovo, sono sempre ringraziate, le ringrazio ancora, perché anche oggi con questo caldo non era semplice, no? Non è stato il rientro in campo che sognava il Valentino Mazzola, che dopo il turno di riposo dal campionato ha perso per 3-1 contro la Nuova Fogliano. Alla squadra di Argelli non sono sicuramente mancate le palle gol, ma gli avversari sono stati più cinici. È un risultato che ci vede sconfitti e il momento non è buono. L'ultima partita era stata altrettanto persa con lo stesso punteggio. Questa ovviamente, essendo la seconda, è ancora un po' più pesante. Poi c'è tutta la partita di mezzo da analizzare, sono tante partite in una. Alla fine raccogliamo sta sconfitta con dignità, perché comunque l'abbiamo tenuta aperta fino alla fine. Abbiamo sbagliato davanti e dietro, abbiamo sbagliato dentro l'area avversaria, abbiamo sbagliato dentro la nostra area e quindi siamo stati puniti. Fogliano ha fatto una buona partita e torna a casa giustamente con la vittoria. Nel derby della provincia senese tra Colligiano e Sinalunghese ad avere la meglio è stata la squadra della Valdelsa, che si è imposta per 3-1, mentre l'Asta ha perso per 2-0 sul campo dello Scandicci. Adesso il volley, l'Emavillas KO a Porto Viro in gara 2 di semifinale playoff. Sarà decisiva gara 3 mercoledì sera al Palaestra. Niente da fare per la Emavillas Siena, che non riesce a conquistare gara 2 a Porto Viro. I senesi si portano anche in vantaggio per 2-7-1, ma la Delta Group poi si aggiudica il quinto set e conquista la sfida. Decisiva sarà così gara 3, che si giocherà mercoledì sera a partire dalle 20:30 a Siena. Merito chiaramente oggi alla squadra di casa, che ha fatto una buonissima partita, ci ha creduto fino alla fine. Questo abbiamo fatto un primo set sicuramente non ai nostri livelli, un po' contratti su tutti i fondamentali, l'abbiamo visto. Siamo stati molto bravi a rientrare subito al secondo set e il terzo con i nostri fondamentali e venendo avanti. E anche il quarto siamo stati bravi, perché se non sbaglio più 4 fino a 16-17 siamo noi. Poi su un errore in battuta nostra e su una serie di battute, la prima tra l'altro era fuori di Pedro, è girata un po' la partita e da lì siamo andati a vantaggio, abbiamo avuto anche un match ball nel quarto e non siamo stati capaci di chiudere con una murata. E poi il quinto è stato abbastanza fino a 8, abbastanza punto a punto, e dopo con altri ace ci hanno messo in difficoltà e chiaramente hanno andato così la possibilità di vincere il turno. Andiamo a Siena, torniamo a Siena e a questo punto, come l'altra semifinale, ce la giocheremo tutti quanti alla gara 3 e sarà fondamentale appunto la gara di mercoledì. Questo campionato è bellissimo perché è molto equilibrato, lo ha dimostrato, lo sta dimostrando di giornata in giornata. A questo punto, visto l'equilibrio, visto tutto l'importanza della partita, è importantissimo, sottolineo importantissimo, che ci siamo noi, ma che ci siate tanti voi a Siena mercoledì alle 8:30. È fondamentale l'apporto di tutto il pubblico possibile immaginario, perché veramente qui è stata una bolgia, perché il palazzetto è piccolino, noi possiamo veramente sfruttare gli spazi, la capienza, seppur sia un giorno feriale. Alle 8:30 io veramente mi auguro che tutta i tifosi e tutto il pubblico senese, non solo, possa fare salti mortali per venire a partita, perché ci abbiamo veramente tanto bisogno anche di questo calore che abbiamo trovato qui oggi. Per cui veramente ti anticipo magari la domanda, ma questa qui è fondamentale, perché mercoledì dobbiamo far valere fortemente il nostro fattore casa. Passiamo al grande evento di questo fine settimana, ovvero Vivi Città. La competizione aperta sia agli agonisti che agli amatori si è tenuta in contemporanea in tutta Italia ed è stata organizzata dalla WISP. Il messaggio che ha voluto mandare il Comitato Senese è quello di pace. Per noi c'era Viola Carignani. Sono tanti i valori che rappresentano Vivi Città, questa corsa in parte agonistica e in parte amatoriale, aperta a tutti, perché lo sport è per tutti, perché i valori di WISP sono quelli dello sport di base per tutti,
ma quest'anno l'edizione di Siena, in contemporanea con le edizioni che si sono svolte dal nord alle isole di tutta l'Italia con la partenza in simultanea, quella di Siena ha dedicato questa giornata alla pace. Wisp for Peace nelle magliette che sono state date a tutti i corridori, Presidente. Una nottata terribile quella che abbiamo passato e c'è una grande apprensione in tutto il mondo per questo aumentare delle asperità tra il Medio Oriente. Oggi si corre tutti con la pace nel cuore e anche con grande dolore. Sì, con grandissimo dolore. Noi ovviamente avevamo deciso come comitato di fare queste magliette per cercare di lanciare un segnale, per far sentire la nostra voce, magliette diverse da quelle scelte da tutte le altre città dell'WISP, perché ritenevamo come comitato di Siena e fosse in questo momento fosse importante porre una grande attenzione per quanto riguarda questo problema che ormai ci sta coinvolgendo tutti. Non facciamo finta che non ci coinvolga tutti, ma ci sta coinvolgendo tutti. E poi purtroppo stanotte è successo anche il peggio, questo attacco ovviamente parte dall'Iran e con purtroppo il tentativo di coinvolgere altre nazioni, e quindi purtroppo siamo... la nostra scelta si è rivelata giusta, ma sarebbe stato meglio che non fosse stato così. Allora, tutti hanno corso pensando alla pace, pensando al conflitto, studenti di tutti i paesi, di tutte le regioni italiane, tantissimi stranieri, tantissimi ragazzi giovani, ma anche persone anziane, bambini. Sì, diciamo a Vivi Città c'è sempre di tutto, dal bambino piccolo in carrozzina, al cane che passeggia al proprietario, alle persone diciamo un po' più grandi e tanti studenti. Diciamo è stato un evento bellissimo e con tante persone, e soprattutto il clima, l'aria si respira, è veramente bella, con questo senso di responsabilità di tutti, di quello che sta accadendo nel mondo, che francamente non possiamo assolutamente dimenticarci. Ed è tutto per questa edizione del TG91, adesso subito dopo di noi il meteo, poi alle 21.30 una nuova puntata di Fuori Campo e alle 23.30 la replica del telegiornale. È davvero tutto, grazie per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata.